Buongiorno, sono Chiara Segré, biologa e supervisore scientifico della Fondazione Umberto Veronesi e oggi vedremo qual è l'effetto del fumo sui nostri polmoni. Per farlo utilizzeremo due polmoni di maiale che per dimensione e fisiologia sono del tutto comparabili ai polmoni umani. Questo rappresenta un polmone sano di un non fumatore, questo simula il polmone di una persona che ha fumato un pacchetto di sigarette al giorno per 10 anni. Le prime differenze che notiamo immediatamente sono ovviamente nel colore. Il polmone del fumatore ha un colore nero che deriva principalmente dal catrame e dalle sostanze assunte attraverso il fumo di sigaretta che si sono depositate nei tessuti. Ovviamente l'altra grossa differenza è nella funzionalità polmonare, cioè quella di gonfiarsi e sgonfiarsi per la respirazione. Pompando aria con una pompa vediamo come il polmone sano si gonfia molto di più, quindi ha una capacità respiratoria molto più ampia del polmone malato. E nella fase di espirazione, cioè quando l'aria viene buttata fuori, possiamo notare come il polmone sano impieghi molto più tempo rispetto al polmone malato, anche qua favorendo quindi la respirazione e l'ossigenazione. Questo perché il tessuto del polmone del fumatore è indurito dalla presenza di catrame e dalle sostanze tossiche assunte col fumo di sigaretta. Infine avrete notato che questa parte del polmone del fumatore non si gonfiava minimamente. Questo perché è stata simulata una cicatrizzazione dovuta a un intervento verosimilmente per rimuovere masse tumorali causate sempre dal fumo e che ne hanno ulteriormente impedito la corretta funzionalità. Questo che abbiamo visto è solo l'effetto del fumo sulla funzionalità polmonare, ma non dimentichiamo che il fumo di sigaretta causa il tumore al polmone, altre patologie polmonari, altri tipi di tumore in distretti diversi dell'organismo, ma anche molte malattie cardiovascolari, ha effetti sulla fertilità e sull'invecchiamento cerebrale e corporeo.